cercavo persone intelligenti, perché mi sembrava la mia unica salvezza. Appunto, bisogna essere abbastanza prima responsabili e poi consapevoli, credo. Cioè, non è mai fatto in vita tua, c'è un set, che sia persone che aspettano solo te, devi avere sempre la capacità di avere una risposta per loro. Allora, avere persone intelligenti di fronte sicuramente velocizza tutto, e soprattutto la comunicazione. E Diane, che è la protagonista di Anche Lì, spesso si lamentava e diceva che non la facevo recitare. E io ogni tanto dicevo, ma che intendi recitare? Perché non è detto che è il risolino, quell'espressione. Corrucciata, certo. E poi alla fine ero convinta che meno faceva il meglio era, perché era tutto sottratto, cioè c'era una sottrazione di completamente vuota la città, non ci sono riferimenti temporali, perché i vestiti, gli abiti, non c'è niente, sembra di stare in una specie di bolla sospesa, potrebbero essere anche gli anni 70, cioè in certi momenti del... Lisa, perché avevi bisogno però di questa sottrazione, come diceva tu, insomma? Che cosa avevi, cosa immaginavi? Cosa continui poi a immaginare, poi che continuano naturalmente a vivere, no? Poi la storia c'è, no? Non dico perché non avessi reso il film, non è che non ci sia una storia nel senso tradizionale o classico, non è un film sperimentale che è così un lavoro sulle immagini. No, la sensazione è che io ho il terrore delle cose, del possesso, del puoi dire, certo, quando hai, poi hai paura del contrario. L'operazione che faccio su di me e che ho fatto sul film era proprio di togliere, mai di aggiungere, infatti ad esempio la nostra Nina non ha una casa, non sappiamo niente di lei, è un personaggio completamente staccato da qualsiasi riferimento, solo gli abiti possono farci capire qualcosa, ma anche lì è molto difficile perché sono molto semplici, molto poco identificabili. Cioè, quindi è come se avessi voluto gettare a Nina una sorta di... uno specchio d'acqua che non sappiamo se è una piscina, il mare o quello che è, e la lasci lì a galleggiare, però sullo sfondo, poi per i giapponesi o per altri paesi non associo immediatamente, ma anche qua, anche un italiano, se vedi la sigla, poi se lo dimentichi, poi lo spazio diventa scenografia. E che tipo però di istruzioni davi, no? O istruzioni brutte, di suggerimenti, di suggestioni davi alla... dice ai tuoi attori, dice neanche altro. Sì, beh, con Diana appunto che è stato più di lei, perché lei, certo. Poverina, c'è stata ogni secondo, no, perché è stato abbastanza faticoso per lei. Sì, si vede quasi in ogni scena, no? In ogni scena. E anche quando sembra non esserci, sta nascosta da qualche parte, ma c'è, quindi non c'è il programma di lei. E la fortuna mia, la fortuna sua, è che lei sta attraversando un periodo abbastanza difficile. Io ho dovuto fare pochissimo, perché lei era così in qualche modo, e quindi è completamente aderito completamente a quello che le chiedevo, è stato curato. Invece a Marinelli, ecco, all'inizio era molto divertente perché ha passato forse 15 giorni a camminare, no? Che lui ha battuto in tutto il film, facevo venire, facevo fare un passaggio in bicicletta dove vedi le ruote della bicicletta, però volevo che fosse lui. E come pedala lui in pedala? Sono quelle cose che siamo tutti convinti che faranno la differenza. Certo. E quindi non dicevi, no, ti ho interrotto. No, no, però insomma, Luca era... Bisogna fare delle grandi camminate. Grandi camminate, no, però la cosa che a loro piaceva, cioè a loro due attori soprattutto, è il fatto che usavano tutto il corpo, perché non sono abituati a essere ripresi tutta la figura, la figura intera. Cioè i campi così larghi sono... campi a cui loro non sono molto abituati, e quindi una volta che togli il primo piano da un film, anche per l'attore si trasforma tutta la propria recitazione.